Ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro webinar settimanale accademico. Io sono Scaliele Armando, istruttore e coordinatore della parte online dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Oggi, in un altro appuntamento del webinar, mi sono confrontato con quelli che sono i nostri, con quelli che sono i nostri spettatori settimanali, anche istruttori oppure partecipanti ai corsi. Mi sono confrontato con loro chiedendo quale argomentazione sarebbe interessante trattare in questo webinar, quale sarebbe stata l'argomentazione più interessante o magari più da approfondire per quanto riguarda i nostri webinar settimanali. E alla fine di tutto abbiamo deciso di fare un webinar trattando quelli che sono gli impasti a breve gestione. Cercherò di parlare anche delle tempistiche, della gestione degli impasti che hanno una media breve durata anche e magari anche più lunghe. Voglio ricordarvi a tutti quanti che, mentre che ascolterete e guarderete questo webinar, se volete che nei prossimi appuntamenti accademici vado a trattare delle argomentazioni che a voi farebbe piacere andasse appunto ad approfondirle e tanto altro, scrivetele direttamente nei commenti oppure nel gruppo privato su WhatsApp, in maniera tale che poi andremo a fare un webinar confrontandoci un attimo per quanto riguarda proprio quell'argomentazione che sceglierete voi. Ogni tanto è una cosa che io faccio anche perché permette di creare un'interazione e un cambiamento anche di quello che può essere il programma, così in maniera abbastanza improvvisa, in maniera tale anche da far capire la nostra professionalità e consapevolezza di quelle che sono le argomentazioni, delle tecniche che appunto noi trattiamo tutti i giorni. Quindi vi invito, mi raccomando, a lasciare un bel like al video. Anche un commento, una considerazione di quello che sarà il webinar di oggi. Se siete già iscritti sul sito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc e quindi siete già nel gruppo su WhatsApp, fate sapere a tutte quante le persone il webinar a cui state partecipando, com'è stata l'esperienza e com'è stata anche l'esponimento di quelle che sono le argomentazioni e le tematiche trattate in ogni webinar. Detto questo, partiamo subito con l'argomentazione che a noi ci interessa, gli impasti a breve gestione. Allora, gli impasti a breve gestione fondamentalmente fanno riferimento a dei punti ben specifici. Il primo è il tipo di farina. Allora, quando parliamo di impasti a breve gestione, non stiamo parlando di un qualcosa di proibito, assolutamente no, si parla di impasti che hanno una gestione che va dalle 3 ore minimo, anche se si può fare anche in 2 ore, che vanno dalle poche ore, 2 o 3 ore minimo, fino alle 4, fino alle, scusatemi, alle 5, alle 6 ore, ok? Compreso di tutto, compreso di massa, diretto, a pretto o quel che sia, cioè che sia diretto o indiretto, le ore da rispettare sono quelle, più o meno. Poi ci sono le gestioni che sono medio-brevi, che arrivano anche alle 8-10 ore. Arrivano alle 8-10 ore, sono quelle che vengono utilizzate anche quelle molto spesso, soprattutto per chi lavora con gli impasti fatti la mattina per la sera. Fanno delle gestioni medio-brevi, che appunto vanno dalle 6, 8, 10 ore più o meno. Ora, partendo dal presupposto che la gestione non è obbligatoria per forza farla in quelle determinate ore per rispettare un certo tipo di prodotto, e voglio che sia chiara questa cosa, e non è detto che un prodotto che ha una lunga gestione sia migliore qualitativamente di un impasto a breve gestione. Assolutamente no, anche perché il mercato e i professionisti che fino ad oggi hanno sempre lavorato, hanno sempre avuto locali, hanno sempre avuto una pianificazione del loro lavoro, ci hanno dimostrato, a differenza di tanti che magari hanno questa metodica e questa consapevolezza di la pizza più ore ha e meglio è, queste altre persone ci hanno dimostrato che anche utilizzando delle brevi gestioni o medio brevi gestioni riescono a tirare fuori un prodotto che ha una qualità eccezionale che a volte supera anche quelle, a volte anche spesso, dipende da tanti fattori, supera quei prodotti che hanno una lunga gestione. Perciò io vi chiedo fin da subito di non fare una sorta di discriminazione di quelli che sono gli impasti che hanno poche ore. E voglio ringraziare veramente tanto Antonio per aver preso questa argomentazione perché tirerà fuori veramente, veramente un bel webinar di oggi. Allora, gli impasti a breve gestione, partiamo dal presupposto che
realizzare e per seguire una breve gestione, dobbiamo vedere prima di tutto la farina che andiamo ad utilizzare. Perciò la farina che noi abbiamo in questione possibilmente non deve avere un W troppo alto. Per quale motivo? Perché questa farina deve arrivare ad avere le giuste qualità all'interno di quelle ore che io ho a disposizione. E ovviamente io posso anche aumentare tantissimo il lievito all'interno del mio impasto, nessuno me lo vieta, ma ovviamente una farina forte comunque dovrà dargli del tempo, cioè avrà bisogno del tempo per cercare di avere un giusto rapporto di zuccheri metabolizzati e di zuccheri ancora presenti. Perché vi dico questo? Perché un prodotto fatto in brevi tempistiche o medio brevi tempistiche deve cercare di avere una colorazione del cornicione, una doratura che non deve essere né troppo eccessiva e né inesistente. Perché? Perché quando è inesistente vuol dire che l'impasto ha difficoltà a colorarsi e quindi ha pochi zuccheri semplici disponibili. Quando invece l'impasto colora e sviluppa un bruno molto scuro, un colore, scusatemi, una colorazione molto scura, molto bruna, significa che noi abbiamo troppi zuccheri a disposizione e questo troppo zucchero a disposizione mi darà purtroppo anche un effetto della mia pizza troppo morbida, assolutamente troppo morbida, che appunto non andrà ad avere croccantezza, friabilità al prodotto finale. Perciò la colorazione è molto importante e ci fa capire quanti zuccheri abbiamo ancora a disposizione all'interno del nostro impasto. Tornando al discorso principale, quindi ci conviene utilizzare farine che non abbiano un W troppo alto. Perciò parliamo di farine che hanno un W più basso del 300, anzi più bassi del 280, fondamentalmente. Diciamo che con un 240, 220 siamo perfetti in quella che è la breve gestione. In quella che è la breve gestione a 220, 240 ci siamo dentro perfettamente. E vi dirò di più, anche utilizzando una farina tipo 1, tipo 2 integrale, con un W del genere, renderebbe l'impasto finale ancora più ottimale di quelle che sono di quelli che sono i risultati che potremmo ottenere con una 0,00. Ovviamente sto parlando della breve gestione. Quindi se trovate farine tipo 1, tipo 2 integrali con questo tipo di W, io gli darei maggiore priorità rispetto alla 0,00 per quanto riguarda le brevi gestioni. Ok? Ora, il primo punto quindi da considerare è la farina. La farina non deve avere un W alto, deve rispettare questi parametri, possibilmente per non trovarci un prodotto che A non sviluppa, B ha una colorazione troppo eccessiva, troppo carica ancora di zuccheri, che non mi darà la qualità del prodotto che sto cercando, che sia pizza al piatto, teglia, pala o quel che sia. Poi, un altro punto da considerare, ovviamente, è la temperatura. Quando si gioca e si lavora con impasti che hanno una breve gestione, il compagno più fidato, in un certo senso, in questo caso, è proprio la temperatura. Nella breve gestione ovviamente si lavora e si sceglie l'alta temperatura, la temperatura molto alta, quindi calda, perché ho bisogno del calore. Il calore è proprio una fondamenta di tutta questa tipologia di gestione. Il calore è la quantità di lievito. Il calore mi servirà per sviluppare la mia flora, i miei microrganismi, lieviti di birra, lievito di birra che è all'interno dell'impasto, svilupparlo e cercare di farlo correre il più possibile per portare l'impasto ad avere, ripeto, meno zuccheri a disposizione, meno zuccheri semplici e soprattutto sviluppare tutte quelle qualità a livello di consistenza, di profumi e di odori che sto cercando in un prodotto, fondamentalmente. Perché alla fine si dice sempre che nelle lunghe tempistiche si sviluppano sapori, odori, aromi e quant'altro, è verissimo, ma se riusciamo ad avere una buona gestione anche nelle brevi gestioni, riusciamo ad avere lo stesso tipo di qualità, forse anche più spinta, forse anche più forte. Anche perché, ripeto, con il calore che gioca a nostro favore, cominceranno i lieviti a lavorare in maniera molto veloce, riuscendo a metabolizzare il tutto e portando a produrre la giusta quantità di acidità che a noi serve per dare gli aromi, gusti e sapori, il giusto quantitativo di gas per
per permetterci di avere già la nostra stratificazione interna della nostra struttura, che quindi poi svilupperà e ci darà quindi la scenografia di come ho sviluppato il prodotto all'interno, e quindi acidità, gas e la colorazione, che ovviamente mi porteranno ad avere una consistenza finale. Perciò mi raccomando, queste sono le prime due cose fondamentali. Ovviamente la terza riguarda il quantitativo di lievito. Dovete sicuramente tener conto che la quantità di lievito dovrà essere doppia o il triplo di quella che noi utilizziamo solitamente nelle nostre attività professionali, perché noi fondamentalmente, professionisti, pizzaioli o datori di lavoro, abbiamo sempre una considerazione dell'utilizzo del lievito di birra. Ditemi appunto se sbaglio, ma penso che avendone conosciuti tantissime di persone, per quanto riguarda questo mestiere, girano tutti con delle quantità di lievito di birra utilizzate negli impasti che vanno dai 3 grammi per chilo di farina, 3 grammi, 6, 7, anche 8, ma 8 è proprio esagerato, ma più o meno siamo dai 3 grammi ai 6, 7 per chilo di farina. Più o meno, avendo conosciuto la stragrande maggioranza di pizzaioli e professionisti di questo campo che fanno contemporanee, pizza romana, pizza napoletana, pizza in teglia, pizza in pala e pane. Più o meno, anzi, vabbè, sul pane quantitativi ancora più alti. Quindi, fondamentalmente, in linea di massima, sappiamo che di base questi sono i quantitativi su cui si aggira la nostra gestione normale, che va dalle 12 ore alle 16-18 ore. Le persone scelgono questo tipo di gestione non per un discorso di dire che è una questione canonica di qualità e quant'altro, è per una questione anche di gestione di tempistiche da rispettare nell'attività che hanno. Se fanno mezzo turno, fanno doppio turno. Perciò diciamo che in linea di massima questa è la linea che seguono un po' tutti quanti. Più o meno, non è specifica in questo. Però ci si allegano. Ditemi se sbaglio, ovviamente fatemelo sapere. Io vado un po' per quelle che sono state le esperienze che ho avuto, che ho conosciuto e di tante persone con cui mi confronto tutti i giorni. Quindi per questo mi permetto di fare questa considerazione. Perciò calcoliamo che nell'impasto a breve gestione il quantitativo di lievito dovrà raddoppiare, il quantitativo che ne sto utilizzando, raddoppiare se non triplicare. Dipende da quando io ne uso di base. E faccio un esempio: se dovessi utilizzare di base 3 grammi di lievito di birra fresco, lo andrò come minimo a triplicare per chilo di farina, come minimo, fondamentalmente quasi quadruplicare prima di andare a fare questo impasto a breve gestione. Il lievito deve essere tanto perché deve lavorare, deve attivarsi e deve co cominciare tutto il suo percorso in maniera molto veloce. Quindi, se parto dai 3 grammi, calcoliamo che il quantitativo deve essere moltiplicato per 3 barra 4, barra 4. E consideriamo che questa è una piccola analisi che io vado a fare, che ovviamente, come dire, non ha uno schema che va a prevedere il lavoro del lievito, perché è una cosa abbastanza difficile da fare. Ma se io con 3 grammi di lievito di birra ho una gestione dell'impasto a 12, 14 ore, anche 16, cosa faccio? Faccio questo numero di ore diviso il numero che io voglio moltiplicare, con cui voglio moltiplicare il quantitativo di lievito. Faccio l'esempio: voglio moltiplicare il quantitativo del lievito per 3. Ok, la mia gestione è fatta in 12 ore. Faccio 12 diviso 3, fa 4. 4 ore praticamente. In 4 ore, quindi io teoricamente ci dovrei riuscire a fare ed avere la, non so se sono stato chiaro su questo calcolo abbastanza veloce fatto. Quindi io andrò a moltiplicare il quantitativo di lievito di birra per 3 e troverò una gestione che dovrà essere ottimale in quelle che sono le 4 ore a disposizione. Probabilmente ci arriverò anche prima delle 4 ore perché cambio anche il tipo di farina che è appunto più debole. Perciò vado a moltiplicare il quantitativo di lievito, ripeto, facendo questo piccolo anche calcolo, cercando di prevedere le ore che ho a disposizione, e ovviamente giocando con il calore più possibile alto. Parliamo comunque di temperature che vanno dai 28 ai 30 gradi, 30 anche 32. Quando si lavora ovviamente con temperature così elevate,
Ovviamente non è solo un discorso che il lievito lavoro e quant'altro, ma anche a livello enzimatico l'impasto comincia a correre e corre anche tanto. Un'altra cosa che vi consiglio, sempre parlando di calore, di far uscire l'impasto dalla vostra impastatrice in maniera calda, cioè non deve uscire a 25 gradi, ma deve uscire anche a 27-28 gradi, cioè deve uscire bello caldo. Ciò permetterà di poter far partire i miei lieviti in maniera molto più veloce e molto più rapida, fondamentalmente. Questa metodologia è una tecnica molto utile, soprattutto per chi sta a casa, per chi magari è in difficoltà, deve fare un impasto in maniera veloce, d'emergenza. Questa metodica ti aiuta in un certo senso a salvarti le serate, i servizi o tante altre situazioni abbastanza scomode. A volte, ecco, anche per un discorso di gusto personale, ci si trova meglio a lavorare in questa maniera che in altre. Ma anzi, io voglio dire una cosa, chi riesce a creare la sua mole di lavoro su impasti a breve gestione, per me, diciamo che ha fatto un'ottimizzazione delle tempistiche eccezionale. Cioè, se riesce a sviluppare un prodotto, a dargli delle qualità che comunque lo rendono idoneo e ideale per quella che è la sua clientela, io gli do punti in più perché è riuscito a ottimizzare le tempistiche di quella che è la sua mole di lavoro. Quindi tanto di cappello, fondamentalmente, sono sincero. Sono sincero perché l'ottimizzazione del tempo è fondamentale. Più riusciamo ad ottimizzare le tempistiche di lavoro e di ottenimento del prodotto, più fondamentalmente siamo tranquilli, siamo felici e contenti e portiamo avanti la nostra attività con meno stress e meno pensieri in testa. Ovviamente nulla da togliere a chi utilizza la gestione di 12, 14, 16, 18, 48 ore. Nulla da togliere, ma ripeto, l'ottimizzazione del tempo è fondamentale. Anche quando vado a fare le consulenze, l'ottimizzazione del tempo è sacrosanta. Cioè, io non devo dimenticare che la persona che io ho davanti, a cui sto facendo una consulenza, sto facendo un corso, ha comunque la sua vita. Cioè, adesso entrando un po' più nella questione, la persona magari in questione già ha, scusatemi, un'attività che quindi gli prende del tempo. Magari alla famiglia, ai figli e tutte queste situazioni. Cercare di vincolargli il lavoro in maniera, certo, ovviamente questo lavoro si deve amare, deve piacere, tutto quanto alla base, per carità, ma non abbiamo tutti gli stessi principi, nel senso che c'è chi ha la dedizione completa, come me al 100%, ha la dedizione completa, fatto l'esempio, ce ne sono tantissimi come me. E c'è chi invece vuole dare una dedizione al 70%, 60%. Quindi bisogna capire, io sono sempre stato un po' per la modalità di gestisciti in base a quelle che sono le situazioni e le condizioni che tu hai attorno. Ok? Gestisciti sempre in base a queste cose. Puoi gestirti per quanto riguarda l'ottenimento di un prodotto, di una tecnica o di una metodica? La risposta è sì, ma bisogna conoscere le basi e le fondamenta che costruiscono un professionista, un pizzaiolo, anche un amatore fondamentalmente, per l'ottenimento di queste tipologie di prodotti e soprattutto instaurare bene quelle che sono queste basi che sono fondamentali. Quindi, l'idratazione in sé per sé, diciamo che influisce sì, ma non è un punto, cioè non vi sto lì a dire aumentate l'idratazione per cercare di far partire i vostri impasti ancora più veloce. L'idratazione è vero che fa comunque il suo lavoro e ci permette di velocizzare a livello di sviluppi di microrganismi e a livello enzimatico molto più veloce, però c'è da dire che già il calore di suo lavora a livello enzimatico e lavora sul discorso dei microrganismi. Quindi vi posso dire che un impasto, anche se l'ho idratato al 60% o l'ho idratato all'80%, il suo favoreggiamento nello sviluppare quant'altro già ce l'ha di base. Quindi se voi già rispettate il discorso delle temperature e della farina, già state a cavallo, ve lo dico da subito. L'idratazione è una cosa che potete variare tranquillamente, potete variare dal 60
al 75, anche all'80%, senza nessun problema. Vi dirò di più, un impasto fatto con un'idratazione più bassa scalderà molto prima, riceverà molta più energia e cercherà anche di correre molto più in fretta per quanto riguarda le brevi tempistiche. Magari uno dirà perché? Perché l'idratazione alta comunque va ad ammorbidire leggermente l'impasto, ti compromette un po' più di tempo per lavorare. Ovviamente lavorare l'impasto con l'acqua calda non è molto, anche se si rispettano le regole del 55 e tutto quello che volete. Ma a parte che cambiano le impastatrici con cui si lavora e cambiano tante metodiche, lavorare con acqua calda diciamo che potrebbe essere molto pericoloso, perché ho capito che dobbiamo chiudere un impasto in poco tempo, ma se l'impasto non esce bene, non esce bene, poi manco il risultato finale sarà bene. Cioè, l'importante è chiudere l'impasto perfettamente, avere la giusta plasticità, la giusta filatura del glutine, la giusta maglia, la giusta struttura. Quello di base vi serve, regà. Perciò vi dico che quando puntate a fare altre idratazioni per impasti a breve gestione diventa un po' più difficile, perché, ripeto, la regola del 55, quando iniziamo a salire l'idratazione dell'80, 85, 90%, trova il tempo che trova in un certo senso, trova il tempo che trova. Quindi io vi do un consiglio sull'altra idratazione. Dovete lavorare con acqua, con un'acqua che ha una temperatura medio-bassa, oppure se avete la impastatrice che scalda, la planetaria che scalda, anche bassa. L'importante è uscire fuori l'impasto caldo. Nell'idratazione, che può andare dal 60 al 70%, l'impasto uscirà caldo. Caldo, e potete utilizzare acqua a temperatura ambiente senza nessun problema. Io a volte lo faccio anche io questa metodica per cercare di tirare fuori un impasto bomba. Lo faccio anche io fondamentalmente. Utilizzo una farina debole e lo riesco a fare. Quando voglio fare un canotto, un impasto esplosivo a lunghe tempistiche, utilizzerò una farina medio-forte. Medio valore di W1, me la vado a giocare con una debole, perché altrimenti comunque ho un leggero rischio in quelle che saranno poi le gestioni. Bisogna sempre rispettare le tempistiche con quelle che sono le qualità e i W delle nostre farine. Ora, per quanto riguarda invece la categoria degli impasti medio-brevi, diciamo che, quindi che, come ho detto all'inizio, vanno dalle 6 alle 8, alle 10 ore, fondamentalmente la farina possiamo utilizzarne una leggermente più forte. Quindi, anziché utilizzare dal 220 al 240, possiamo utilizzare un 260 al 280, che già comunque ci dà un passettino in più nella gestione. Potremmo anche utilizzare sempre la 220 e 240, però dobbiamo cercare di integrare dei passaggi che ci daranno un po' più di tempo. E quali di questi passaggi? Uno è la massa, perché la massa mi permetterà di avere una tempistica in cui l'impasto rilassa e tutto, un po' più lunga la massa, che mi permetterà di avere l'impasto sotto controllo. Ovviamente, anziché gestire a temperature elevate, comincio un po' ad abbassare e gestisco un po' più a temperatura ambiente. Cioè, qui l'unica cosa che vado a cambiare è la temperatura di gestione. Se negli impasti a breve gestione devo utilizzare temperature calde, negli impasti che hanno medio-brevi gestioni andrò a sfruttare quelle che sono le temperature ambienti. Temperature ambienti che comunque vanno dai 22 gradi ai 23-24 gradi. Lì ci sto dentro perfettamente, perfettamente. Tutto gestione a temperatura ambiente. Questo rispetta gli impasti che prima si facevano, ma le fanno anche ora, la mattina per la sera, tenuti fuori tutto il giorno. O appunto, come facevano anche l'impasto napoletano, si faceva la sera, si lasciava fuori in sala tutta la notte e si utilizzava il giorno dopo. Questo è un impasto che fondamentalmente arriva ad avere 12-14 ore più o meno. Impasti medio, brevi gestioni. Ragazzi, il webinar di oggi è finito. Spero di essere stato chiaro e soprattutto utile in quelle che sono state le informazioni trattate nel webinar di oggi. Mi raccomando, come vi ho detto già dall'inizio del webinar, fate storie sui vostri canali social, taggateci per rendere virale il nostro progetto. Fate sapere ai vostri compagni, ai vostri amici del webinar che avete ascoltato,
oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate anche delle informazioni che sono andato a trattare nei commenti. Lasciate un bel like al video, fate, mi raccomando, le condivisioni. Informatevi anche dei corsi che noi abbiamo, perché abbiamo tantissimi aggiornamenti a disposizione per tutti quanti. Noi ci vediamo la settimana prossima con un altro super appuntamento, un altro super webinar. Se avete un'argomentazione che vi farà piacere, mi farebbe piacere che io andassi a trattare, scrivetemela direttamente nei commenti oppure nel gruppo privato su WhatsApp, la valuteremo insieme e poi faremo un super webinar. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere. Ciao a tutti, ragazzi!